la prima tappa alpina del Giro Italia 2022. Ieri c'è stata la tappa di Torino mista che ha detonato totalmente la corsa col lavoro della Bora che ha ridotto il gruppo in pezzettini. La vittoria è andata a Simon Yates fuori classifica, ma la maglia rosa ha cambiato padrone. Ora è Richard Carapaz per Ineos Grenadiers, è uscito di classifica Juan Pedro Lopez dopo 10 giorni in rosa. E vediamo la neve, oggi gli atleti affronteranno per la prima volta una tappa sulle Alpi. Si parte da Rivarolo Canavese e si sale fino a Cogne nella tappa che precede il giorno di riposo, ma è una frazione dalle salite molto dolci e dove soprattutto il gruppo potrebbe prendersi un giro di riposo dopo il delirio e il pandemonio di ieri. Andiamo a vedere questo percorso, la prima metà è tutta a valle, quindi sarà difficile per gli scalatori più forti andare subito in fuga. E poi Pilat-les-Fleurs, 12,3 km al 6,9%, una lunga discesa. Verrogne, altro GPM di prima categoria, 13,8 km al 7,1%, è il più duro di giornata, una discesa molto interessante. E poi la salita verso Cogne, che sono oltre 22 km al 4% complessivo, la parte difficile è tutta all'inizio, da lì in poi è un po' un falso piano. Si parte, prima notizia di giornata è una caduta, una delle prime cadute di gruppo che vediamo in questo giro, coinvolge la maglia rosa, Richard Carapaz fra gli altri, ma non ci sarà sostanzialmente alcun tipo di conseguenza per nessuno. Per fortuna andavano molto piano in quel momento in gruppo e sono caduti sul morbido dell'erba. L'unico ritiro della giornata sarà Valerio Conti, mentre la fuga si mette un pochino ad andare via e alla fine è molto forte, come auspicabile. C'è dentro anche Mathieu van der Poel, che abbiamo visto come al solito furoreggiare. Ci sono un sacco di scalatori, fra cui Hugh Carty, Giulio Ciccone, Bauke Mollema, Timen Arensman, Santiago Buitrago, c'è anche Koen Bouwman che va ora a cercare punti per la GPM, scatta sul primo colle di giornata. In questo modo lo scalatore della Jumbo, che ha già vinto la tappa di Potenza, torna ad indossare dopo questa giornata la maglia azzurra, strappandola a Diego Rosa, che non è riuscito a prendere questa fuga. Dietro di lui l'attacco che non ti aspetti dopo un prima categoria alpino è Mathieu van der Poel, che va a riprenderlo in discesa insieme a Martin Tusveld. Ancora una volta un'azione da parte di MVDP che arricchisce di spettacolo questo giro. Dietro si stanno un po' a guardare e poi parte Giulio Ciccone, si porta dietro Santiago Buitrago. Siamo sulla salita di Verrogne, davanti van der Poel e Tusveld hanno staccato Bouwman, che aveva speso tantissimo per andare a prendere quel GPM, e Giulio Ciccone è il più forte di questa fuga, lo vuol dimostrare da subito mettendo tutti in difficoltà. Già qua Verrogne, Buitrago riesce a rimanergli attaccato, così come un grossissimo Tusveld, mentre il suo compagno Arensman naufragherà dietro. Viene staccato Mathieu van der Poel, che ha già fatto tantissimo. Tusveld si stacca nel punto più duro della salita, mentre rientra Antonio Pedrero per Movistar, che era stato sornione, ci è arrivato con calma, ma torna nella testa della corsa. Dietro nel frattempo c'è Hugh Carty, che ha acceso il motore, si sta trainando dietro un po' di gente, è ripartito dal gruppo della fuga, farà una grossissima seconda parte di salita. Nel frattempo in gruppo si pascola e il solito Guillaume Martin cerca di approfittarne per rubacchiare qualche minuto in classifica. Hugh Carty con una grossissima prestazione in questa fase della salita riesce a tornare sui tre davanti proprio quando siamo vicini allo scollinamento di Verrogne, e allora saranno molto probabilmente questi quattro a giocarsi la tappa. Nel frattempo dietro Martin spinge a differenza del gruppo e a fine giornata riuscirà a guadagnare quasi 2 minuti sul gruppo della maglia rosa. Ultima discesa molto complicata, bisogna stare attenti, qualcuno potrebbe anche andarsene. Ci proveranno un paio di volte Ciccone e Pedrero, che qui a fine discesa effettivamente avevano preso un po' di gap su Carty, che in discesa ha le sue belle difficoltà. Nel frattempo questo gruppetto era stato anche ripreso da Tusveld e Rui Costa. Anche Martin dietro è in difficoltà, ma quello che è rimasto da vedere in questa tappa è chi la vincerà fra i sei rimasti avanti. E Giulio Ciccone vuole essere lui, parte secco a 21 km e mezzo dalla fine, ancora lo segue subito Buitrago e un po' più lentamente Carty. Allora rimangono in tre, sono loro tre i migliori scalatori di questa maxi fuga di 25 che si era creato inizio tappa. Ciccone stacca anche Buitrago, Carty segue ma a gran fatica, e dopo avergli dato un paio di cambi si stacca definitivamente sull'attacco a 18,8 km dalla fine di Giulio Ciccone, che vuole andare fino a Cogne. E la botta è secca, tremenda, quella del miglior Giulio Ciccone, che si guarda indietro e non vede più nessuno perché Carty è immediatamente scoppiato, ha già 45 secondi. Buitrago anzi riesce pure a sorpassarlo ed è lui ora all'inseguimento, ma ha già
oltre un minuto a 12 km alla fine ed è una lunga cavalcata per Giulio Ciccone, che piano piano entra nell'abitato di Cogne e può godersi l'ultimo chilometro esultando insieme alla sua gente, la gente del Giro. È una grande festa all'arrivo, il Cicco è tornato, torna a lanciare gli occhiali in mezzo al pubblico dopo 3 anni di sofferenza. Definirà questa la sua più bella vittoria al Giro Italia. Martin guadagnerà 2 minuti appunto sulla maglia rosa, ma nella giornata nella quale dopo Torino i capitani si prendono un giro di riposo, Giulio Ciccone, che non aveva più il fardello di Juan Pedro Lopez in rosa in squadra, può lasciarsi andare a tutte le sue emozioni. Sono 3 le vittorie di tappa al Giro in carriera su 7 totali, ha proprio un rapporto speciale con questa corsa il talento abruzzese. Dietro a Carapaz, che fa questa volatina, inizialmente erano stati assegnati 2 secondi di gap sul resto del gruppettino e quindi anche su Zay Hindley secondo, ma alla fine la classifica rimane la stessa con Guillaume Martin che supera Leandro Valverde al 10° posto. Prima giornata in rosa molto tranquilla per Richard Carapaz dopo lo spavento iniziale della caduta, che però, ripetiamo, non ha lasciato alcuna conseguenza. Una bella fetta in classifica generale si è decisa ieri a Torino e soprattutto il resto si deciderà in 3ª settimana. Oggi è stato il giorno di Giulio Ciccone, che torna ad esultare in mezzo alla sua gente. Domani c'è un giorno di recupero fisico e mentale assolutamente vitale per tutto il gruppo, perché poi in 3ª settimana non ci si può fermare un attimo. 4 tappe alpine tutte durissime, la crono finale di Verona, la prima di queste tappe contiene la coppiata magica Passo del Mortirolo Santa Cristina con arrivo alla Prica. Purtroppo non è lo storico versante al quale siamo abituati, è quello di Edolo, il più lungo e il più facile, 17,2 km al 6,7%. La tappa è comunque assolutamente imperdibile, la prima di una serie di tappe consecutive che decideranno questo giro. Chi lo vincerà in 3ª settimana? Oggi è stata la giornata del ritorno di Giulio Ciccone. Ci vediamo martedì.